Vorrei invitarvi tutti quanti a questa mostra che abbiamo organizzato con la Fondazione Valenzi. Noi stiamo cercando di valorizzare un po' l'attività artistica di mio padre, Maurizio Valenzi, che è stato sindaco di Napoli dal 1975 al 1983 e ha dedicato tutta la sua vita alla lotta politica. Però appunto era pittore in realtà in origine e ha disegnato sempre, anche quando non aveva il tempo di usare proprio i pennelli e le tele. E questi disegni sono tantissimi, 140 saranno esposti in questa mostra. Questa mostra si chiama Cent'anni in compagnia, disegni di Maurizio Valenzi. In effetti abbiamo voluto parafrasare il titolo del famoso romanzo, Cent'anni di solitudine, perché in realtà lui è stato sempre con amici, con compagni di lotta, con tantissime persone, ha frequentato anche tanti ambienti diversi, da intellettuali a operai, a contadini tunisini, a intellettuali parigini, insomma. E molte persone le ha ritratte, le ha disegnate, ogni momento era l'occasione buona, anche dopo un pranzo, oppure sulla spiaggia in vacanza. E spesso poi questi disegni li regalava, ne regalava tantissimi. È uscita tempo fa una fotografia che ha fatto un grande fotografo napoletano, D'Alessandro, che ora non è più, e che è proprio molto significativa di quello che accadeva. Lì penso che fosse il Festival dell'Unità. C'è questo grande tavolo e mio padre con le matite, le cose per disegnare davanti, tra l'altro anche una sua pubblicazione di certi disegni che lui fece in carcere quando era proprio in un brutto posto, in un campo di concentramento. E in realtà c'è davanti a questo tavolo e c'è una persona che lui sta ritraendo e poi tanta gente tutto attorno, un cerchio che si era fatto di gente che osservava e osservava un po' lui e osservava un po' la persona ritratta e qualcuno io penso che facesse la fila perché uno dopo l'altro avevano piacere a farsi fare il disegno. Ci sono tante persone che appunto hanno questo disegno e noi abbiamo fatto una cosa che abbiamo chiamato raccogliere segni. E sì, qualcuno ha queste cose, ce le può mandare in una immagine, una scansione e anche magari tre righe in cui racconta quando ha avuto questo disegno, che relazione avevano con lui. Questo è un po' in fondo un lavoro anche sulla memoria, così ricordiamo anche dei momenti, anche dei passaggi della storia di Napoli degli ultimi decenni. Quindi, oltre a tutto questo lavoro che stiamo facendo in questi anni di valorizzazione dell'attività artistica di mio padre, avremo in particolare questa mostra che poi diventerà una mostra itinerante perché cercheremo di portarla anche fuori Napoli, a Milano, ma perché no anche a Parigi. E comunque la prima che si terrà sarà dal 7 settembre al 3 ottobre nella biblioteca di San Domenico Maggiore a Napoli. E si tratta di 140 circa disegni, anche con qualche quadro a colori su tela. E si chiama Cent'anni in compagnia ed è curata da Olga Scotto di Vettimo.